Ma che sei? Una mafiosa? Ma che ti devi scrivere? Ritardata. No, maestro! E dai però! Io dice il figlio va bene. Vabbè, quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. Imma Savastano, bro. Mi è scappato. No, quando c'è da dirlo, c'è da dirlo. Ah, oggi streami, Giorgia? E che ci porti di bello? Dici un po'. Un po' di FT? Un po' di top 1? Tanto mezzo fegno che è uscito. Yo boys. Yo boys. No. Si fa anche la goccia sotto l'occhio? La lacrima? Mate, ma io non so perché ho questa fissa. Mi piacerebbe tantissimo da darmi nel collo. Porca puttana. Però non lo farò. Per questo mondo di merda che ti vede male se ti tatui il collo. Va bene, maestro, va bene. Giorgia fa coaching di... Ma guarda che non credo faccia coaching, mate. Non è che è molto molto brava a giocare, eh. L'ho vista 2 o 3 volte. Mi sembra gioco un po' a caso. Ti vede male anche se ti dà due braccia, by the way. Sì, anche per quello ti vedono male, per carità. Però il collo è proprio... viene visto proprio male. Viene proprio visto pure... Le braccia già un po' meno, ma il collo viene visto proprio da 4, da... Non lo so perché... Ma se siete partiti Iron? Giorgia 1v1? Vuoi fare 1v1, Giorgia? Allora, c'ho una proposta. No, aspetta. No, è troppo tossica, bro. Holy shit, è tossicissima. Mamma mia, che disgusto di build. Quale build? Dilla, dilla. La dico. Se Giorgio mi dice che si prepara al peggio, la dico. No, ma non è un'offesa, non è un'offesa. Però tipo, se c'era Kasumi non può di dirla sta battuta. Dimmi, dimmi. Facciamo così. 1v1 di FT. Chi perde si scopa l'altro. Ragazzi. Non me lo dite. Lo so che sono un genio, lo so. Peggio di me che sono da Roma. Madonna. Giorgia, così mi fai sentire veramente male, però, eh. Bro, geniale, l'anziano saggio. Io sono un po' pazzo oggi, senti, sono un po' pazzo. Oh, Scooby-Dooby-Doo. Mette, in genere lo so che sono genio, bro, lo so. Lo so benissimo, Weskido. C'ho un'intelligenza emotiva pazzesca. È troppo sveglio, dovresti giocare a poker, forse. Guarda che bello. Mi ti avrei perso un colpo da sopra e piangi, come sempre, vero? Vero, le mettono da sotto, vinco loro e piangi, vero? È questa la cosa? Ah no, l'hai detto troppo tardi, ma tipo niente, può essere più saggio di me che sono della Roma. Ah, però. Ah, niente, può essere peggio di me che sono della Roma. Non lo so, eh. Qualcosa di peggio ci potrebbe anche stare. Si dovrebbe ossidare per quanto sei forte. Ma lo sai che mi hanno... Ma lo sai che mi ha contattato la CIA, Wesk? Mi ha contattato la CIA? Ma ieri non era, ieri sono su Discord. Avevo perso tutti i top schedule avevo persi. Ho iniziato a piangere. Ho fatto effetti al warm up. Questa è giungla. Ho fatto effetti al warm up e effetti a quell'altro pure. Lulla. Io non torno a questo, ho perso un colpo 9 verso 8, 9 flop, 8 danni, 8 river. Siamo Emerald 1, bro. Emerald 1. Train to push.
No, per cosa scena. Ok. Non ha matchup che Leon possiamo vincere. La cosa fortunata è che lui ha preso TP invece che Knight. Ciò vuol dire che... ciò vuol dire che riusciamo in parte a resisterli. Speriamo da così anche oggi, maestro. Generalmente quando erano così hot i primi day, poi dopo non va mai così, maestro. Berserker, eh. Diga. Lasciatevi il sub e benvenuti alle Cagne di Cane. Ma come il minion ha preso? 966, benvenuto nelle Cagne di Cane. Scaling block. Bella, bro. Mr. Tegame, Scaling Gold. Ah, Scaling God. We try, Yaku. Lo proviamo. Questo fa il senno. Ai ai. Grazie per il supporto, Jacopino, 4 mesi di benvenuto di Anicane. Come vai, ya? Ha fatto un trick e balla anche qui. Povero Ione. Non ho potuto fare niente davanti la pressione del talking. Non possiamo avere scarpe CD, purtroppo. Ma è stupido, Ione, mo stupido è un'esagerazione. Poro po 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 po. Cioè non buildiamo Essence meglio, ovviamente. Andiamo. Adesso mi ha scritto quella di Talin. Ok. La signora di Talin, ragazzi. Che ne pensate la signora di Talin che ci va a prenderci da casa? Una bella Cougar, eh. Ah, pare mia madre. Ma va. Se danni sono buoni perché... sono un coglione. Perché sono un coglione? Vabbè, te la ringrazio che ho fatto con lei. Mate. Dai. Un bacio tra figlio e mamma, mate. Cioè... ma che ne sai te? Che ne sai, mate? Hai mai baciato un bocca a tua madre, te, mate? Per poterlo dire, eh? Che ne sai? Amore primordiale, ma te che ne sai, mate? L'amore di una madre per il figlio. Ma che ne sai? Io posso dirti con mio zio cane, se vuoi. Siamo morti, ragazzi. Yeah, ping me, for what? Non posso parlare. Forse è stato un bene. Ciao Godzilla, come va? Guarda, appena l'hai scritto sono morto. Ma quindi la storia è rimanata delle patate del culo, è vera? Ma perché la gente non ci crede? Io per sbaglio ho limonato e toccato il culo a mia madre. Sì, 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 è successo veramente. Perché non ci credete? Perché pensate sia così difficile da crederci? È successo, c'è gente che stupra i bambini e se io mi limono mia madre non ci crede nessuno? Come cazzo funziona? Pazzesca sta cosa. No, Gattolo, ehi! Allora, non hai capito. Mia madre, quando gli ho messo la lingua in bocca, anche lei mi ha limonato. Poi gli ho toccato il culo, si stacca e mi fa Daniele. Poi io chiesi, non mi ricordo se il giorno dopo o lo stesso giorno, però non mi ricordo, faccio, ma perché mi hai continuato a baciare? Ha detto, fa che ne so, sei mio figlio. Faccio, che vuol di porco Dio? Che vuol di?
giuro, mate, ti giuro, ma... No, ma perché lei era addormentata comunque, capito? Ma non me lo ricordo bene sta cosa, però sono sicuro al 100% che io chiesi una cosa. E mi fa, che ne so, pensavo volessi un bacio. Non lo so, mate, però... Ecco, ci ho parlato, forse pure lo stesso giorno, ho fatto, ma perché mi continuano a baciare? Bro, donno. Non me lo ricordo nitidamente, devo essere sincero. Buono. Ma con... Ma no, no. Sono un fax. No. Ma quale fax si sta facendo? Edipo deve fare una pippa, cane. Ma pure due, ya. Complesso Edipo proprio. Ma non era un complesso Edipo, ragazzi. Ma l'hai vista, bro? Io qua non posso ultare. Bot, aiutate? Buono, però su una plate. Quasi due. Ma l'hai mai raccontata la tua ex? Sì, sì, gliel'ho raccontato. Gliel'ho raccontato, certo. Ma perché l'ho preso a sorridere, ovviamente. Perché io pensavo fosse la mia ex, quella. Quando mi sono svegliato, a quell'ora, ho detto... Pensavo fosse la mia ex accanto a me. Prima mi sveglio, prendo, sto accanto anche se sta a dormire. Ti do i bacini, capito? Poi magari c'è la bocca un po' leggermente aperta, dici quasi quasi. Allora. bro. Me la tiro al pazzo, ma... me lo ci fa un bocchino da mamma, mate. Solo a dirlo mi sento male, mate, ci credi? Ciao, Delphi. Beh, sarebbe stato un casino poi, entra. Che casino. Ma sbaglio? Di che, bro? Daniele, dimmi, Rognotto, come stai? Tutto bene, tu come stai, bro? Che via. È un pezzo di merda, sei. Madonna. Ho detto che mamma cane baciava meglio. Mamma cane baciava meglio. Ma sei mio figlio? Ma ho capito, ma l'ho messo il cazzo a me. Madonna, vabbè, Giorgio, a te mi è capitato del monatto tuo padre. Dai, non ci credo, su. Ma se vuoi possiamo sempre rimediare, eh. Vengo io, puoi chiamarmi Daddy e ti vanti per il monatto tuo padre, se vuoi, dimmi tu. No? No? Non... Meglio di no, dici? A me è capitato di innamorarmi suo padre. Oddio! No, c'è un'altra domanda. No, voglio sapere la risposta vostra. Vi è mai capitato che è successo qualcosa con i genitori della persona che frequentavate? Stiamo un po' esagerando, Daniele. Allora mi faccio un passo indietro, faccio. Anche due. Facciamo doppio clock. Non ha detto no però niente, però dopo questo. Mate, non solo ha detto no, mate, ci ha dato un palo in faccia, bro. In che senso è successo qualcosa? Che vuol dire in che senso? È il fotografo che la follow? Con i fratelli più volte. Madonna. Non è successo nulla. Porca troia. Che senso? Potrei che tra i due fratelli sei quello che c'è il cazzo più piccolo? Leonardo! Minchia, che danni, bro. I lost
Ma io sono doppio W però. Madonna, sono stato picchi là. Kek. Madonna, gattolo. La mia socia mi ha visto mentre cagavo. Mentre cagavi, mate, che ha detto? Senti che puzza di merda. Io ho il cazzo più piccolo. Sono figlio unico. Ma io... Ah, wait. Allora. Mi è venuto adesso un lampo di genio. Se la genetica è genetica, no? Se voi nascete con un cazzo piccolo, è altamente probabile che vostro padre abbia un cazzo piccolo. Giusto? Papà? Ti farò sapere, vado subito. No, o la madre, sì, per carità. Ah, schifo una generazione. Cugino proprio di merda. Mio padre ha un pene di osso ed io ho un'antennina. Vabbè, che antennina, mate, ci può vedere qualche... Ci può vedere uno, mate, butta via. Tuo padre ci ha direttamente collegato da zone. Devi dire uno, mette un po' per i tempi. L'ho visto, bro, arrivo. Bro, dove è qua? Chill, chill. Niente. Sono morto per i cazzi di Hecarim. Però non sono ricordo mentre mi scopo il culo. Oddio. Non l'ho mai seguita molto, signor Cane, ma le devo dire che nella serata con poi mi è stato dalle risate. Mi ha fatto ridere moltissimo la domanda dei tempi comici. Grazie, Laguna. A per conto non ero esattamente al mio agio al 100%, eh. Sono stato un po' over cringe sometimes. Però ci sta, mi fa piacere il divertito. L'intento era quello. Che ha scritto Jacopo? Può essere pure l'idraulico. Interessante. Io sono figlio unico, così, bro. Ma l'overking ci serve per testare gli unici, ci sta quando non conosci tutti. Sì, sì, ci sta. Mi è piaciuto per Kasumi più che altro, cioè... Io tipo insistevo sulla cosa del sesso per fare capire che a nessuno fregasse niente. Capisco che tu magari c'hai questa cosa di dire che non vuoi parlare di queste cose. Il che ci sta, però puoi anche parlarne non personalmente, capito? Cioè, tipo, quando parlo del sesso, io non parlo personalmente. Io dico una marea di cazzate, capito? Cioè, io, se mi dici qual è la posizione preferita, avrei risposto io davanti, capito? Ma non è veramente, perché dico solo cazzate. Che vuol dire davanti? Però, cioè, proprio mi esterno da me. Non mi importa, dico solo cazzate. Prendo e boom, una macchina di cazzate diventa, ragazzi. Una dick machine, capito? Sì, io lo so che la gente non lo so, chat ha detto quelle cose, lo so. Tiravo fuori il cazzo e metto tutto a loro agio. No, bro. Madonna, mi stava per silurare questo. Arrivo. Il credo sia proprio dovuto alla familiarità con quell'argomento, mi ha spaccato ogni cosa. Sì. Ci sta, bro, ci sta. Poi con Billy Bella mi ci sono trovato bene, sinceramente, eh. Bella cazzarona, mi piace. Non c'ho limiti quella ragazza. Non pensavo fosse così, pensavo fosse più... Al di fuori a vederla in streaming, più quella che magari se la prendesse per le cose. Invece, gran cazzona, brava, mi piace. Boom. Poi Kasumi, che ha detto che non gli piace il suo fisico. Cioè, lì ragazzi, stavo per tiltare, eh. Billy Edge sometimes, però anche lei deve essere video per cringe, ci sta. Ma è pazzesco, ragazzi. No, Gian, per l'amor di Dio. Ma non è quello, ma... Cioè, proprio oggettivamente, non ha un brutto fisico, oggettivamente, capito? Cioè, non c'entra niente a livello personale, oggettivamente, no? Come fai dentro il tuo fisico? Oh, te mi ha rotti i coglioni, eh. Crit.
Unlucky. Ha crittato ma non gli ho fatto danno. È un ex grassa. Era grassa, Kasumi? Ultra domani, cane. Adesso ci vedete live su League. Dai, Gianluigi, grazie mille, bro. Infatti penso che parliamo di disformio per il suo progresso. Magari di quella metabolizzata possibile. Ma dove le hai viste? Che? Ma non si tratta di un pescato dei mate, perché tu puoi essere leggermente grasso, per dirti, il precetto lo stesso, cioè, è tutta una questione mentale. La pace, ragazzi, la trovate accettando le cose. Perché dopo se volete cambiare, potete pure cambiare, ma finché non accetti una cosa, come fai a trovare la pace? Non troverai mai pace, può essere... Cioè, poi lo devi pensare a te, capito? Cioè, non importa se tutti pensano che sei un figo della Madonna, devi pensarlo te. E poi magari non lo pensa nessuno che lo sei, ma se lo pensi te, bro... Who the fucking cares, mate? Sì, ci sono mille ragioni, mille ragioni. Bravo, che così te voglio, mate. Morirei giovane, ma almeno morirei in pace con te stesso, bro. Non è meglio? Almeno muori solo una volta. La maggior parte delle persone muore 50 volte, ma cosa ne rende conto? Do you need my TP? I come, 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 come. Kill Suglione. Regalo. Arrivo. Io vado le dassi, ma sono in pace. Questo non lo so. Questo non lo so, bro. Io le tassi non l'ho mai evase, però... Per quello che offro lo Stato italiano sarebbe da evaderle. Le pago non volendole pagare. Uno dovrebbe essere quasi felice di pagare le tasse se uno Stato funziona. Però non è questo qui dovrebbero portare. Boom. Diciamo che è bello ciò che stai dicendo, ma è diverso per questa persona e dipende molto anche dalle esperienze. No, per carità, io non dico quello. Però... Cioè uno deve piacere a se stesso, capito? Alla fine non importa quello che pensa, non dovrebbe importare quello che pensano gli altri. Questo dovrebbe essere la base. Poi tu mi vuoi dire c'è chi la pensa così o non la pensa così, ma oggettivamente o anche a livello personale sarebbe la cosa, la scelta migliore da fare, capito? Poi è ovvio che l'influenza esterna c'è sempre un po'. Quante volte ti sei detto ai 30 anni non ci arrivo? Mate, io in realtà ultimamente sai che non mi... Io prima mi vedevo sempre con una famiglia, con un bambino. Ultimamente non mi riesco più a vedere sopra i 40 anni. Io penso che a 39 lascio le penne, ragazzi. Come funziona da assinare con il vice del poker? Sono tutti già tassati alla fonte, Jacopo. 5% alla fonte. 5% alla fonte, capito? 5%! Datemi questi soldi. E se vado nei casinò europei e vinco, tutto è netto. Grazie Europa. I contributi non li paghi, mette azzardo. Perché dovresti pagare i contributi sull'azzardo? Non è considerato lavoro in Italia. In tutti i paesi è considerato lavoro, in Italia no, raga. Bro, è considerato azzardo in Italia. Eh sì. Munizio pure io. Vuoi che ti coccio, bro? Vuoi fare un coaching for profit? Giochi con i soldi tuoi, io ti coccio e poi mi dai il 25% di quello che vinci ogni 3 mesi. Ti faccio la schedule io, ti faccio tutto io. Io ci sto, ragazzi, non posso fare troppe persone sotto. 25% troppo! Mate, stai buono che dovrei chiedere il 35, altro che. Ma che sarà? Io non mi sono mai fatto un tiro di sigaretta, ragazzi. Io non mi sono mai fatto un tiro di sigaretta, non mi sono mai fatto un tiro di canna, non mi sono mai drogato in vita mia. Vorrei provare la cocaina, non so perché, ma mi attira il pensiero di provarla, non l'ho mai provata. Però, mate, I'm a pure boy, bro. Cioè, tu mi vedi così, tutto così, un po', magari quattino, boro, ma io sono uno, mette, che non ha mai provato cose che avrebbero fatto male al corpo umano. Infatti, probabilmente non proverò neanche la cocaina, probabilmente, perché... Però la mia unica droga è la Coca-Cola. Vorrei tanto fosse la figa, ma non so per quale motivo la figa non mi piace abbastanza. Infatti è un casino. È un casino questa cosa, ragazzi. Dice almeno ti piace il cazzo. Manco il cazzo, non capisco che a me.
Mi piace la connettività, mi piace l'emotività. Mi nutro di quella. Sono come un buco nero, bro. Nuove mozze, Rumia? Molto meglio le psichedeliche della coina, in my opinion. Asessuale? No, ma non so, non so asessuale. Questa cosa stavo scherzando, però per dirti, non so uno che... Non lo so perché, ma io ho proprio bisogno di avere un contatto emotivo con una ragazza. Comunque che mi prenda caratterialmente o mi prenda. Se non mi prende qui o qui, io non me, cioè non è che non ci riesco. Non mi va proprio di scoparla. Non mi va proprio. Non c'ho proprio voglia. Non mi va. Mi sembra una perdita di tempo. Non è che non riesco, perché volendo, cioè volerlo potrei pure volerlo. Metti là, baci 2 secondi, una toccatina, al cazzo ce l'hai dritto qua sotto al mento, capito? Non è che... Però non voglio proprio arrivarci in quel momento. Non me ne frega un cazzo. Io devo grindare. Io devo fare 1 milione entro i 30 anni, boys. Non posso scopare la gente a caso. I milioni si fanno da soli. Vedo? Ma aspetto che a 30 anni divento milionario. Mi fanno mazza che fortuna di diventare milionario. Ah sì? Ah sì? Che fortuna? Motivo mezzo demisessuale. Si chiama sessualità. Ma che me frega come si chiama, mate? A me io non c'ho bisogno di avere un significato. Perché a me frega niente. Ciao Leon. Beh, me frega proprio un cazzo, mate. Tutte ste righette, mi avete rotto i coglioni. Gay, non gay, etero, demisessuale, pansessuale. Ma che cazzo me frega? Io sai che faccio? Io so come stesso, mate. Dove mi porterà Per il resto non me ne frega un cazzo. E questo che sta a fa qua? Ma io dico, mi sciotta questo nuovo, no? Bro. Ah, eccolo un barile, ma mi rilevano? Che devo fa? No, libri no, e se inizi da poco non ha senso prendere coach a pagamento. Comunque no, gioco, questa cosa che non è seguito più su poco mi attizza, non c'è roba che mi fa incazzare di dover restare i cassi contributi. E pure a me, mate, pure a me. Stessa cosa io, cane, uno mi prende il logo del terreno, non riesco a scorci, poi lo rifiuto, non so perché. Ma è stato, ma io non è che non lo rifiuto, perché... Oh, ma questo che cazzo è successo? Io, fisicamente, cioè, sono uscito recentemente con una ragazza che, cioè, fisicamente mi attizzava pure, capito? Però non ho trovato quel contenuto, quella cosa emotiva. Ho detto, ma che... Devo continuare a uscire altri 3-4 giorni per farmi 2-3 scopate e poi... Sono tornato a casa, mi sono fatto una sega, lo sai che ho detto? Ho fatto proprio bene a non uscire più, capito? Ragazzi, si ragiona sempre con le palle vuote. Sempre, ragazzi. Palle vuote, ragazzi, sempre. Non mi frega niente, mi flammano. Ma no, ma questa cosa è vera, ragazzi. Quando voi uscite con qualcuna, per vedere se vi interessa veramente... Segatevi prima. Perché se poi ci vede ancora voglia di uscirci, è perché vi piacerebbe conoscerla, no? Caratterialmente. Capito? Ma se una volta che c'è le palle svuote dici, boh, però non più di uscirci, perché ragazzi, probabilmente non va preso, capito? Vi risparmiate tante cose. Avessi fatto così 4 anni fa, ah, voglia di anni risparmiati. Mortacci sua. Oh, mortacci mia. Mortacci mia! Ma mi chiede 1v1, Ione. Non posso andarci. Ma immagino la stessa cosa valga per le donne. Forse per le donne però un po' diverso. Perché... Shbam. Ti pado il bro? L'ho brutto. Aspetta, vado a nascere, puttana. Dove ulto? Dove ulto? Dimmi, dove ulto? Come cazzo mi hanno killato? Ma ha distrutto, bro. Emoticon. Ma ha distrutto. Di essere che non abbiamo parlato di svuotare, no, nel senso che penso che le donne non vadano a cercare a primo impatto subito una cosa fisica, ma più una cosa mentale, a primo impatto proprio. Magari non sono tutte così, nel senso.
Però magari gli piace, cioè, tipo, gli piace il fatto che gli dai attenzioni, no? Mentre magari l'uomo non gli frega un cazzo. Le palle devi risultare pensando a lei o no? Mate, ti apri un porno, scrivi, che so, Lady Boy, non so, cosa, via. Ma no, ma io sono selettivo, ragazzi, io sono selettivo, boys, io sono troppo, troppo selettivo. Dovrei vivere la vita con più tranquillità, però sono troppo selettivo. Cioè non è solo in questo, in tantissime cose sono selettivo io. Tantissime. Ma anche le amicizie, sono tantissimo selettivo io. Che vogliamo fare qua? Vabbè, ho interrotto Ione, l'avete visto? Ragazzo limone alla mamma, mentre la ragazza dell'altra dorme nell'altra camera. Scritto Cattolo? Mamma mia. C'è Bex. Oh, era buono l'intento. Categoria preferita? Bah, secondo voi qual è la mia categoria preferita? Vai. Incest, MILF, Femboy. Porno con nani. Blonde. Ultimamente mi sono scoperto più amante delle more che delle blonde. Vedete? Minorenni, Lady Boy. Allora, MILF generalmente sono quelle che di media a lungo termine mi piacciono sempre di più. Mi piace molto la donna che sa quello che fa. Che cosa è sto tipo? Se no. Se no, boh, io dovrei essere uno dei pochi, ragazzi. Io apro la bacheca di Pornhub e quello che c'è mi seguo. Lì non so per niente selettivo. Ci sono selettivo con tante cose, con i porno no. Ma ha shottato con acqua, ragazzi. Vabbè, porco di cibacco pera cazzo. Vaffanculo. Ride, ride, tu sei una. Non aiutate così di mettere, ragazzi. Allora. Metti, io apro la bacheca di Pornhub. Vedo una copertina buona, boom. Clicco, cazzo, in mano e si vola. Io non c'ho proprio bisogno di mettermela a scegliere. Cioè, chi sceglie porno per 30 minuti, 40 minuti, non capisco i problemi che abbia, ragazzi. Usateli per altro, non per scegliere porno e poi se gabbe. Boh. Ma che problemi c'avete in testa? Si vedono leggi orientali. Mate. Sta buono, va. Cioè, spendi 30 minuti per farti una sega. Io non capisco, cioè. Ai ai ai. Che se buildammo?
Ma la gente vuole fare qualcosa riguardo a questi qua in base? Poi vi lascio ancora un po' tutto. Magari mi ha tiltato, Calista ha tiltato, non si è tiltato. Io ho deciso di fare voto di non sega fino alla ragazza. Buono, buono. GL. Cara, ma invece le attrici? Ma io non vado neanche attrici. Non vado neanche attrici, sinceramente. T'ho detto, quello che trovo, boom, 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 boom. Ma signorina Billy, bella! Ma grazie mille, fammi fare subito uno shoutoutino alla Billy. Anzi, dovremmo dire al Billy bello, ma ci ho pensato subito il mio 8. Benvenuti ragazzi, come andate la live, Billy? Vi sto giocando su Valorant, li hai distrutti, sì. Ciao, 20. Oh, zero, grazie del follow, mate. 1.25, siamo 2-2. Non ho fatto niente, io allora sarà stato qualcuno. Che c'è tra mod? Battuto? No. C'è The Game, Nico, Gattolo. Ah, ma ti seguivo?